Amici nerd, e benvenuti in questo nuovo video, che oggi sarà una recensione. Il manga che volevo andare a recensire è uscito circa un mese fa per la GP Manga e è Flowers di Saki Okuse. Bene, chi ha già sentito parlare di questo manga oppure perché l'ho acquistato e l'ha letto sa già di quello che parla, più o meno, se lo avete capito. Per chi non lo sa, sappiate che questo manga è molto strano. A primo impatto il lettore può rimanere un po', diciamo, disorientato. Adesso vi faccio vedere più o meno quello che è successo a me alla fine della prima lettura del volume. Ma cosa cazzo ho letto? Cristo, quanti di voi che l'hanno letto avranno reagito in quel modo alla conclusione di questo volume? Però io non mi sono limitato solamente alla prima lettura, infatti volevo proprio capirci qualcosa in questo volume per andarvelo poi a spiegare a voi. E quindi sono stato più o meno un pomeriggio a leggerlo e rileggerlo, e questo è più o meno come è andata nelle varie fasi. Ma non ha senso. Ma che cazzo sei, un uomo o una donna? Ah, un travestito. Ah, ma quindi Flowers è il nome di questo negozio di vestiti comparso totalmente a caso? Giapponesi di merda, mangiano gli spaghetti con il cucchiaio. Però figa sta tavola. Ah, ma te sei lo stronzo di prima, allora. Vuoi preservare la sua verginità? Gli dai una pistola. Dagli dei tappi per le orecchie. Ah, ma allora questo è lo stesso dell'altra storia. E quest'altro è quello che era comparso di là. Ah! Ma che... Ma madonna, che cazzo sarebbe? Ci sono, forse ho capito. Ah no, ma aspetta, questo qua che cazzo è? Porca puttana! Si narra che Mario Zawa, prima di diventare una pornostar, lesse questo volume. Finalmente, dopo essere entrato in uno stato di simbiosi con questo volume, ci ho finalmente capito qualcosa, dopo averlo letto ben 83 volte. E quindi adesso sono pronto per parlarvi di questa opera. Quindi adesso incominciamo con la recensione vera e propria. Flowers è un manga di Saki Okuse pubblicato in Giappone nel 1998, arrivato qui in Italia per GP Manga solamente qualche mese fa. Bene, questo manga è stato praticamente distrutto dalla critica e dagli utenti che lo hanno letto perché ritenuto troppo violento e con scene cruente e inutili. Infatti ci sono molte scene di sesso malato, molta violenza. Qui quando ho letto queste cose ho pensato, wow cazzo, è fatto apposta per me. Ma poi l'ho acquistato e mi sono reso conto che era molto... più strano di quanto pensassi. Volevo innanzitutto incominciare col dirvi una cosa. Qual è la prima cosa che voi notate e leggete in un manga? Esatto, l'editoriale. In questo manga l'editoriale non c'è. Infatti incomincia subito così. Io ci ho pensato un po', alla fine del volume ho detto... molto probabilmente nessuno si è preso la briga di commentare questo volume.
Vabbè, ma dai, ma sarò io che sono troppo cinico, tanto gli editoriali chi se ne frega, chi cazzo li legge? Non ci sono, non lo so, ma dai, ma non è che si sono rifiutati di scriverlo, non ci sarà per un altro motivo, non lo so, non mi importa. Quindi andiamo avanti. Dopo l'editoriale, solitamente in un fumetto cosa c'è? L'indice, in questo fumetto anche è presente un indice. Andiamolo un attimo a vedere. Possiamo vedere dall'indice che è formato da quattro capitoli. Infatti questa storia, questo manga, è formato da quattro episodi autoconclusivi. Il primo si chiama Reset, il secondo Candy, il terzo Sky, e poi c'è il quarto che viene chiamato episodio 1,1 e si chiama Vellatio. Etimologia del termine. Deriva dal latino fellare, cioè succhiare. Significato. Atto sessuale con il quale si stimola il pene per via orale. Più comunemente si può dire anche pompino, pocciolo, boccaciccio. Ne avete ancora? Ah, vabbè, il quarto o il quinto si chiama One. Bene, dai, ma quindi lasciamolo stare il nome dei capitoli, si sa, i nomi sono difficili. Passiamo proprio ai capitoli. Come vi ho già detto, sono 5 e sono tutte quante storie autoconclusive che dovrebbero essere legate tra loro. In ognuna di queste storie ci sono protagonisti diversi. C'è un filo logico, un po' si riesce a capire che colleghi queste storie. Per esempio, il Reset, che sarebbe il primo capitolo, c'è un collegamento con il quarto, che sarebbe l'1.1, chiamatelo come vi pare, Fellatio. E nel capitolo numero 2 si vede il protagonista del primo. E per gli altri due non ho visto tutto quanto questo collegamento. Ma cominciamo quindi a parlare del manga vero e proprio. Nel primo capitolo, Reset, facciamo la conoscenza di Fuya, che nella prima scena è sopra un tetto. Adesso lo voglio far vedere come se fosse un film, ve lo recensisco. È sopra questo tetto, strilla e butta per terra un Walkman. Non si sa perché l'ha rotto, probabilmente era finita la canzone e non aveva voglia di riavvolgere il nastro con la Bic. E vabbè, continuando. E infatti c'è anche un'altra persona che dice: "Ma sei idiota, cosa ti passa per la mente?" No, è scritto qui. C'è della serie: "Sei un coglione, che cazzo fai? Te l'avevo regalato per Natale." Va bene. Comunque lui va via da questo tetto. Nella scena dopo è in un bar e prende delle pillole, incontra un'altra persona a caso che non si sa chi è, che ricomparirà dopo, e dopo un po' sviene perché ha preso, quando si sveglia la mattina vede che ci sono delle persone per terra e gli ha menato lui, perché sto Fuya è un uomo, perché non è che si capisce molto da disegni. Che però i disegni veramente sono abbastanza carini, se non fosse per le facce, i sfondi sono belli. Insomma, lui ha menato queste persone dopo aver preso dei farmaci e aver bevuto alcolici e si ritrova tutto quanto pestato sopra un letto dove un uomo se lo sta inculando. Un attimo di tempo per digerire la scena. Bene. Nel frattempo, degli altri uomini di un'associazione mafiosa, perché questo Fuya sembra che faccia parte di un'altra associazione mafiosa, questi uomini qui entrano nella stanza dell'uomo che si è incontrato Fuya all'inizio e non si sa, credo che lo uccidano o comunque sia lo scannino via perché uno ha un macete. E credo sia mafia cinese perché dopo un certo punto parlano in cinese. Nel mentre Fuya è quello che se lo ha. Si alza, cioè questo qua si alza dal letto e comincia a parlare al telefono e va via dalla stanza. Quest'uomo è questo, con questo tatuaggio. Dove cazzo sei? In questo tatuaggio, e dopo tornerà anche nelle altre storie. Quindi ricordatevelo, cioè vedete, sono tutte quante collegate più o meno, ma poco. Insomma, va bene. Questo qui prende e va via dalla stanza, si riveste e sente ancora le voci, gli chiede prima di andare via perché questo Fuya sentiva le voci che lo chiamavano per nome. Ovviamente penso quando si è drogato sente le voci. Ma appena lui esce,
Cioè, lui esce. Così. Cioè, io adesso so che vi sto spoilerando molta roba, cioè, non lo guardate, ma a parte che cazzo lo compra sta merda? Cioè, si vede una mano e gli arriva una spada. Così. Da nulla. E questo qui è uno della mafia cinese che vorrebbe ucciderlo, forse per quello che ha fatto quelli l'altra sera, che saranno i suoi amici. Qui lui gli mena, le scova tutti quanti i suoi colpi e gli dice che praticamente lui si congratula con Puglia dicendogli che riesce a schivare tutti quanti gli attacchi, che lui non ha mai perso perché sa già che movimenti faranno i suoi avversari. E poi vediamo una cosa molto strana che non ho capito francamente che cazzo è questo. Cioè sono quelle figure che usano i psicologi per vedere se una persona, cioè per vedere quello che vedi, che cosa ti dice il cervello, adesso di preciso non lo... Allora, mi dica Nico, come va? Guardi dottore, sembra andare meglio, ma ultimamente ho letto un manga e non ci ho capito niente. No, ma mi dica, com'è possibile che non ha capito niente? Sì, dottore, si fidi, i dialoghi, i disegni non hanno fottutamente senso, è un malato, un manga malato. Va bene, vediamo allora, utilizzando un metodo scientifico, se è lei ad essere malato oppure il manga. Mi dica, che cosa vede qua? Dottore, io qui non ci vedo un cazzo! Allora, sulla base dei dati scientifici, posso affermare che se lei non vede un cazzo, allora è lei ad essere pazzo. Che cosa cazzo ridi? Scusate per sta scenetta inutile. Non aveva senso. Torniamo alla recensione, va, che è meglio. Va bene, fatto sta che dopo quella cosa che non si è capita, Fuya cade a terra con questo qua sopra che lo sta per uccidere. Però gli suona il telefono, prende e va via. Poi vi ricordate quella persona che vi ho detto prima che erano andato a uccidere sempre questi tizi? Fa vedere che praticamente Fuya porta sto qua su un tetto e c'è tutto quanto sangue e finisce così. Ok, la seconda storia, Candy, è la più malata di tutte. È bellissima, forse è l'unica che mi è piaciuta. Inizia con questo ragazzo qua che prende e spara con una pistola, cioè i bossoli, la pistola, però dentro questi bossoli ci sono dei pallini, quindi è una pistola a pallini con la quale lui all'inizio del manga cambia le stazioni sulla radio. Cioè lui spara e preme il tasto della radio per cambiare la stazione. Paura. La mano più veloce è il West. Infatti scopriamo subito che questa persona ha un po' di problemi. Arriva dentro questo negozio di vestiti che si chiama appunto Flowers e la commessa gli dice che se lui vuole può regalargli un manichino, che è uno scarto industriale e che non funziona. Questo manichino dice: signor cliente, non posso abbassare il prezzo neanche di un altro yen. Ovviamente sono quei manichini che parlano. Lui va bene, dice: allora lo prendo e lo porterò a casa. Gli dice: sì, te lo regalo. Intanto c'è anche questa ragazza, facciamo la conoscenza di questa ragazza, che non vi dico quello che dice perché non me lo ricordo. Se volete leggetelo, stoppate il video, non me ne frega niente, ma tanto anche perché non ho capito quello che diceva, che cazzo serviva. Ok, continuando sempre ad andare avanti. Sì, quelli che vanno con signor compito possono andare, insomma fanno vedere che c'è lui con delle perversioni. Praticamente scopre che questo manichino, nel mentre che lui tocca il manichino, non posso farvi vedere queste cose davvero. Questa recensione dovrà metterci vietato ai minori di 18 anni. Comunque sia, lui prende questo manichino, lo porta a casa sua, lo smonta e ci si accoppia, si può dire?
Va bene, lo attacca alla corrente e vede sto manichino, lui gli ha levato tutte le braccia, le gambe, perché per portarlo a casa prima. E così prova a scoparselo, boh. No, questa cosa non ve la commento. Comunque lui, in qualche modo, non vi dico come, scopre che nelle parti intime di questo manichino sono bagnati, insomma. E allora dice: questo manichino è una puttana. I suoi genitali, che hanno ingoiato la mia mano destra, non erano asciutti. Probabilmente come optional le hanno dato degli organi genitali e lei è diventata perfetta. Continuando, c'è lui a cena con un'altra persona e mangia gli spaghetti col cucchiaio. E gli dice che voleva una persona per dei modelli di parti genitali femminili. C'è mamma dall'altra parte, io ho paura che mi senta. Bene, continuiamo. E comunque gli fa il nome di una ragazza che si chiama Erika e gli dice che per i soldi fa qualsiasi cosa. Lui parla con questa Erika sempre in un ristorante, dopo che Erika gli incula il pranzo, si fa offrire il dolce, gli dice che per un po' di soldi lo farà. Nella scena dopo c'è questa Erika che dice che si vuole andare a fare una doccia, bla bla bla, e vabbè, cose che non vi dico, dovrei pensarci troppo, dovrei rileggerlo anch'io, non lo capisco. Comunque sta facendo il calco, di che cosa avete capito. E qui sembra quasi che la ragazza sia innamorata di lui. Sembra quasi, però a lui non gli importa niente, vuole solamente fare questo manichino. E beh, comunque sia finisce così. E mi dice adesso che hai fatto, puoi anche andartene e muori. Muori. Così, perché gli ha detto di andare via e lei si è un po' incazzata. E poi veniamo a scoprire che questo Fuglia stava facendo tutti quanti questi calchi perché praticamente lui era un travestito e Candy è il suo nome quando si imparrucca. E quindi voleva fare questi calchi per non essere più un semplice travestito, ma avere anche, insomma, ecco, questa qui è tutta la sua creazione. Ah, e la storia continua ancora. Qui c'è lui a letto con un vecchio, lui è un travestito. Non vi dico che cosa dice il vecchio perché altrimenti dovrei censurare. Non devi guardare dentro, ok. Insomma, la sua creazione, il suo calco, insomma, che ha fatto si rompe, diciamo. E questo vecchio si incazza perché dice che è una donna e non deve fare queste cose. Lui si incazza e gli spara. Poi si ritrova in un parco, così, e incontra un tizio incappucciato che gli dice che c'è molta gente che lo sta cercando. E che lui è il più forte, e quindi è andata bene che incontra lui perché lo ammazza. Cioè, non c'è pericolo che lui lo ammazzi per sbaglio. La scena dopo si trova lui lungo per terra e si vede. Indovinate un po' chi è? Il tipo incappucciato? Quello della storia prima, Fuglia, e vai! Che cazzo c'entri? Che cosa stai facendo in questo parco? Non lo so. E finisce così. E inizia il terzo capitolo, Sky. Allora, il video sta venendo lunghissimo, non vi voglio parlare più di tanto. Nel terzo capitolo, che sarebbe Sky, c'è una ragazza di 16 anni, anche perché questo capitolo è il più corto e il più inutile sicuramente. Questa ragazza di 16 anni che praticamente viene violentata dal padre, che gli dice che lei è una zoccola come la madre, ok? E lei un giorno si incazza, prende e uccide il padre. E cosa a caso, cosa a caso. Ah, questa ragazza adesso sta avendo un fellatio, per non cadere nella volgarità, con il ragazzo con il tatuaggio della prima storia. E ok, morti. C'è una frase fighissima in questo manga che non me la dico perché è davvero, c'è una frase, è tratta, qui dice da un testo, non so, comunque da un libro. È tratta da questo libro, io non ve la sto a dire perché è veramente l'unica cosa figa per la quale valga la pena di comprare il manga.
che però è messa totalmente a caso, come tutto in questo manga. Insomma, questo qua ha ucciso il padre, lui entra, questo qua sempre con il tatuaggio, entra in quella che si presume essere la casa di questa, che doveva essere un bordello, c'è un sacco di gente, non si sa come, questa ragazza continua a vedere il padre... E qui sta facendo un provino per una cosa chiamata il gioco del re. Lei è l'unica donna e praticamente deve fare quello che dice il re quando pesca quella carta. E gli altri sono tutti quanti maschi. Finisce con lei che fa un annuncio, dice sono alta 1,65, peso 45 kg, sto cercando qualcuno che mi faccia sfruttare il mio tempo. Insomma, se siete in buona fede contattatemi. Sono stati registrati qua 72 messaggi per te. E finisce. Poi comincia il capitolo che tanto amiamo. Fellatio. Praticamente c'è Fuglia che è in macchina con un altro tipo che sarebbe, penso, il suo compagno. E gli dice... parlano sempre di quei tizi che hanno colpito la sera prima quando lei, lui... Perché lo chiamo lei? Quando lui era ubriaco, lì aveva preso i farmaci... Dice che non lo sa e questo capitolo è cortissimo. Lui dice che sente ancora le voci e siccome è alquanto combattuto perché crede di essere omosessuale, fa una scommessa praticamente con la voce che lui sente. Gli dice ok, allora facciamo così. Rapiamo una donna e tu cerchi di adescarla. Io aspetto qui in macchina, prenderò la donna a pugni in faccia. Se tu mi fermi prima che io la uccida di botte... Allora non sei omosessuale. Che te ne pare una buona idea, no? Sì. E insomma lui adesca questa cosa, dice un'altra cosa che farebbe arrossire Cicciolina, becca questa donna e... Merda. Ma è vero che qui era un casino. Usciva fuori anche un'altra persona... No, davvero, non ve posso dire tutto quanto, per poco che ci sta, mi piacerebbe che voi lo leggeste sto manga, perché davvero voglio vedere come reagireste, se magari qualcuno l'ha letto, me lo dica nei commenti. Come vedete, perché i disegni non sono brutti. Cioè, sono strani anche i disegni, ma non sono brutti per niente. E poi entriamo nell'ultimo capitolo. In questo qui, l'altro era cortissimo, saranno 5 pagine. Entriamo nell'ultimo capitolo, One. Nel quarto capitolo, One, ritroviamo il protagonista del secondo, che sarebbe Candy, il da travestito, il vero nome sarebbe Neiru. Inizia con lui che sta parlando con un'altra persona, probabilmente facevano lo stesso mestiere, che sono in un bar e dicono, insomma, parlano, questa qua sembra tenerci particolarmente al suo futuro, lui dice che voleva... lasciar perdere la scuola perché non aveva soldi, allora lei gli dice che se vuole dei soldi lei può passargli un cliente. Il cliente in questione è un vecchio signore che non si alza dal letto. Questo signore dicono sia etero e quindi non si spiega perché chiami dei travestiti, ma lui dice che tanto le bocche degli uomini e delle donne sono uguali, quindi non gli cambia niente. Va bene, lei va a casa di questo vecchio e fa quello che deve fare e mentre va via a casa di questo vecchio vede che c'è un tipo che mastica una gomma e poi questo tizio con la gomma va a casa del vecchio e dicono certe parlano, insomma non vi sto a dire tutte altre cose perché sono davvero tutto uno spoiler. Lei un altro giorno ritorna da questo vecchio che lo manda a comprare, dopo che ha fatto quello che deve fare ovviamente, lo manda a comprare le sigarette. Appena ritorna, lui aveva lasciato la sua borsa lì e vede che c'è questa pistola, probabilmente quella a pallini dell'altra volta. Gli dice, con un giocattolo come questo, puoi proteggere la tua castità? Non ho alcuna castità. Con una faccia bellissima che davvero non ho capito chi cazzo l'abbia disegnata. Ok. E allora gli dà lui una pistola vera per proteggere la sua castità. Era meglio se gli dava i tappi per l'orecchia. Continuo a pensarlo. E ok, dice tu diventerai la mia donna, quindi ti proteggo. Nel mentre c'è il manichino che lui ha visto, che ha costruito, che intanto gli ha cambiato un po' forma e bla bla bla, c'è un aereo, dovrà essere stanco. Di nuovo lui che segue il vecchio, esce di casa e rivede il tipo con la gomma.
Il tipo con la gomma la lega e gli fa la revisione da dietro, diciamo. Non so più come dirlo, cioè non, boh. Ti prego, mamma, non entrare. Non è per nulla divertente. Dopo che è successo questo atto, lei pensa di spararsi, ma non lo fa. E questo qua arriva a casa del vecchio, si parlano come se si conoscessero, sembra che lui lo voglia uccidere, ma poi non lo uccide più. Riarriva il nostro travestito preferito, si puntano la pistola, si vedono degli spari e poi il manichino di prima, che gli dice: bentornato Nero, anche oggi ti sarai stancato. E beh, è finito. È finito. Bello. La trama proprio lineare, lineare, ma semplice. Proprio da battle shonen, cosa tranquilla. Vabbè, insomma, questo era Flowers. Questo volume non lo posso vedere più davvero. Prima finisco questa recensione, prima lo metto in libreria e non lo tocco più. Come vi ho già detto, questo volume è stato sfottutissimo dalla critica, cioè proprio veramente c'è gente che l'ha odiato. Io francamente che l'ho letto posso dirvi, sì, il manga non è niente di che, è molto violento e comunque sia non lo consiglio a persone che non amano questo genere particolare, anche le persone che lo amano come me, non colpirà più di tanto. È un volume molto rapido che si legge in mezz'ora al costo di 5,90 euro. I disegni sono belli, l'edizione è praticamente perfetta come tutte quante quelle della GP, non è proprio niente male, e le pagine sono bianche, non sono trasparenti, anche la sovracopertina è figa, quindi per l'edizione andate sul sicuro. La storia dentro ho cercato di spiegarvela, è così. Comunque c'è molta gente che dice che questo manga è pieno praticamente di scene violente fino a se stessa, ma io non capisco francamente perché molte persone che leggono dei manga con una storia e una trama fine a se stessa, dove probabilmente sono esistenti come molti manga ecchi, debbano accanirsi così tanto verso questo manga. Cioè francamente, se te leggi un manga pieno di fanservice come potrebbero essere, come ho già detto, molti ecchi senza fare nomi, non ho capito perché non puoi vedere come fanservice o come semplice intrattenimento anche un manga violento. Cioè questo manga è violento, cioè è una violenza, è talmente tanto violento che non va neanche preso sul serio. Hanno preso queste scene per intrattenere, dal momento che i disegni sono anche belli, potrebbe questo manga essere un'alternativa per passare una mezz'ora senza avere troppe pretese. Ecco, almeno è questo quello che penso io, ma comunque dei manga violenti e della violenza nei manga vorrei parlarne meglio in un prossimo video. Quindi adesso questo era Flowers, questa recensione lunghissima finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, mettete mi piace, condividete il video e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!